Temptation Island. Ludovica e l'audio shock dalla doccia con il tentatore. Il web è esploso. Cosa è successo veramente? Fa discutere questa nuova edizione di Temptation Island 2024. I partecipanti al viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia sono entrati a Is Morus Relè con un bel carico di problemi. Ma nessuno si sarebbe aspettato alcune evoluzioni e cambiamenti come invece abbiamo visto in queste prime puntate. Tra le coppie più chiacchierate abbiamo quella di Christian e Ludovica che, nella seconda puntata, hanno già lasciato il programma dopo che il fidanzato ha richiesto un falò di confronto anticipato. Ma sul motivo di quel falò e sugli atteggiamenti della fidanzata il web si è letteralmente scatenato. Scopriamo insieme il perché. Ludovica, da Temptation Island, l'audio della doccia. Il web è in delirio. Christian e Ludovica arrivano a Temptation Island per volontà del fidanzato. È lui, infatti, che vuole avere dalla sua fidanzata maggior certezze poiché lei in passato lo ha tradito. Inizia così questo viaggio della coppia. Ma per Christian dopo poco iniziano ad arrivare anche i primi video da vedere nel pinnetto e poi al falò. All'ennesima immagine delle fidanzata che si stava legando sempre di più al tentatore Andrea. Il fidanzato ha deciso di metterci un punto e chiamare il confronto. Il pubblico pensava che Ludovica non si sarebbe presentata e invece la ragazza è arrivata sul tronco, davanti a Filippo, e insieme al fidanzato ha guardato i video che la riguardavano. Compreso quello relativo ad una lunga doccia, circa 20 minuti, chiusa in bagno senza telecamera con il tentatore Andrea. Ad aggravare la situazione i due si sono tolti il microfono e hanno aperto l'acqua per coprire le loro parole. Ed è proprio qui che il web si è scatenato. Molti hanno provato a pulire l'audio, eliminando il suono dell'acqua e della musica e tanti sostengono di aver sentito dei suoni ambigui che lasciano intendere una intimità maggiore rispetto a quanto accaduto secondo i racconti di Ludovica. Difficile comprendere quale sia la verità e, alla fine, ciò che è successo tra di loro veramente lo sapranno solo i diretti interessati. Sicuramente la reazione di Christian è stata condivisa da moltissime persone e le parole di Ludovica, sussurrate alla fine tra le lacrime che invitano il tentatore ad andarsene, fanno presagire che, forse, qualche senso di colpa l'ha assalita.